È stata presentata lunedì 31 gennaio al Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone la mostra A Mani Libere. I lavori esposti, disegni, acquarelli e oggettistica artigianale in ceramica, sono stati realizzati durante il periodo estivo dai detenuti del carcere circondariale cittadino, sotto la guida di 3 docenti. All'iniziativa ha contribuito l'ambito distrettuale urbano 6.5, utilizzando i finanziamenti regionali erogati per i progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, detenute ed ex detenute. Era presente l'assessore comunale alla cultura Claudio Cattarruzza. Castello è una città nella città, ma in questa occasione il muro sembra essere un po' meno spesso e quindi fornire delle occasioni di riscatto alle persone che in questo momento stanno pagando per delle colpe che hanno commesso e anche delle occasioni di possibile reinserimento. Quindi un'occasione assolutamente lodevole, un'iniziativa interessante e una serata anche divertente. L'inaugurazione della mostra è stata arricchita da un evento musicale e dalla lettura scenica del racconto intitolato Il Figuer Castron, il colombo veneziano e il sorso. Io sono Zasone, l'unico esemplare sorso con la X come Venezia, non con la S come ho letto in qualche quotidiano questa mattina. Per ulteriori informazioni visitate il sito comune.pordenone.it/museo storia naturale.